Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi prepareremo la pasta al cartoccio. È una ricetta a base di verdure, in questo caso peperoni, zucchine, cipolla e pomodorini, e delle seppioline. Faremo una doppia cottura, cuoceremo la pasta sbollentandola normalmente come si fa sempre, poi la metteremo in un sacchetto per cartoccio e la passeremo qualche minutino in forno. Dunque, io ho già versato dell'olio d'oliva in una casseruola. Una volta caldo, inizio aggiungendo le cipolle tritate. La cottura della verdura è piuttosto veloce perché rimanga croccante e fresca. Aspettiamo 2 minutini che la cipolla rosoli e poi aggiungiamo man mano gli altri ingredienti. Nel frattempo io sto facendo riscaldare in un'altra padella, questa, sto facendo riscaldare un altro filo d'olio. E aggiungerò, perché scottino proprio velocemente, le seppioline già pulite e tritate. Alziamo la fiamma e facciamo una cottura molto veloce. Insaporisco le seppioline con l'insaporitore Ariosto per pesce arrosto e curry, che è senza glutine. Una quantità a piacere, in questo caso ne basta proprio poco. Bene, aspettiamo 2 minuti che si insaporisca il pesce, nemmeno quello va stracotto, proprio 2 minuti. Adesso aggiungo i peperoni, io ho scelto un peperone giallo che ho tagliato a quadratini. Insaporisco anche questa fiamma piuttosto vivace. A questo punto io spengo perché sono già belle cotte. Ok, adesso aggiungo la zucchina genovese sempre a cubettini. I pomodorini ciliegino tagliati a spicchi, aggiungo un pizzico di sale, una grattatina di pepe, prolungo la cottura per un paio di minuti e poi spengo. Faccio cuocere la pasta per i minuti nella confezione, in questo caso 9 minuti, e noi li usiamo tutti, anche perché poi il cartoccio sarà proprio per qualche minutino. Aggiungiamo il sale, aspettiamo la cottura della pasta. La pasta è cotta. Versata in una ciotola con dell'olio d'oliva e della buccia di lime grattugiata. Mescolo. E aggiungo una parte di verdure e una parte di seppie. I cartocci vanno fatti in una porzione. Così che ognuno poi apra la propria porzione nel piatto. Mescolo. E verso tutto, così, e verso tutto nel cartoccio. Dunque, prendo una placca. Io uso i cartocci nel sacco buono di Ariosto. In questo caso sto usando quello per pesce. Questo è il sacchettino e verso con delicatezza la pasta. Ok, ci siamo.
taglio via l'eccesso di carta, perché tutta questa non mi serve, e uso l'apposito laccetto. Il mio cartoccio, eccolo qua. Adesso in forno è a 180-200 gradi per 5-6 minuti. Ci vediamo. Cartoccio è pronto. Serviamo un cartoccio a commensale. Lasciamo che sia. Grazie per essere stati con me. Buon appetito. Ciao.